Salve a tutti ragazzi, bentornati in compagnia del Guerz, bentornati in compagnia di evosmart.it in questo agosto molto rilassante, a quanto letto nei commenti per voi. C'è chi mi ha seguito dall'America, c'è chi mi segue dall'America, Los Angeles, New York, chi della Sicilia, insomma siete in ferie in tutte le parti del mondo. E ragazzi, buone vacanze davvero a tutti, anzi grazie per dedicarmi questi 10 minuti in mia compagnia, io ne sono chiaramente onorato. Oggi è martedì 20 agosto e sto girando questo video. Domenica vi spoilerò qualcosa, partirò per la Cina, farò un viaggio per un'azienda, cioè insieme ad un'azienda che ancora non posso nominare, ma la vedrete poi quando torno. E insomma, vedrò cose molto molto interessanti. Quindi ragazzi, oggi vi voglio parlare di alcuni smartphone da acquistare, alcuni ottimi prodotti, i migliori smartphone di questo mese, quelli più interessanti, quelli che si sono appunto fatti notare per un prezzo davvero molto molto concorrenziale. Come sempre in descrizione trovate tutti i link all'acquisto, trovate il canale Telegram dedicato alle offerte e quindi ragazzi state molto attenti qua sotto nella descrizione e poi c'è il box dei commenti aperto perché anche voi potete consigliare quali sono secondo voi i migliori smartphone da comprare appunto in questo periodo estivo. Mettetevi comodi che iniziamo subito. Bene, ragazzuoli, io partirei da un'azienda che sul suo sito, soprattutto se vi registrate, trovate un'offerta molto molto particolare e interessante. In descrizione vi lascio il coupon dedicato per avere un 10% di sconto. Sto parlando di Honor con i suoi due telefoni molto interessanti. Poi ne arriverà uno a settembre ancora più interessante. Comunque sto parlando di Honor 200 e Honor 200 Pro. Perché vi consiglio questi due smartphone? Allora, in primis per un telefono che fa bellissime foto. Molto spesso molti di voi mi chiedete: "Guerz, ma quale telefono compro per fare belle fotografie?". Ecco, Honor su questa serie, quindi l'Honor 200 e l'Honor 200 Pro, si sono focalizzati moltissimo sulla modalità ritratto, ma soprattutto sul sensore principale. Oltre, vabbè, ad avere un buon display, un'ottima autonomia, un'ottima ricezione parte telefonica, quindi sono due telefoni, ragazzi, che si completano. Il 200 consigliato a tutti, il 200 Pro a chi vuole qualcosa appunto di più pro rispetto alla versione base. Perché vi consiglio questi smartphone? Perché oltre ad avere un 10% di sconto, se vi iscrivete sul sito ufficiale, quindi poi vi lascerò il link in descrizione, vi prendete anche dei punti che vi permettono di scontare gli smartphone per ulteriori 60 euro. Quindi 10% più 60. In pratica vi portate a casa a 344 un Honor 200 e a 524 un Honor 200 Pro. Quindi ragazzi, dei prezzi veramente interessanti per due prodotti davvero performanti. Tutto qua sotto nella descrizione. Abbiamo parlato di ottima ricezione, abbiamo parlato di ottima batteria, quindi andrei dalla controparte Motorola. Motorola, ragazzi, è un'azienda che ultimamente sta lavorando molto molto bene, sta tirando fuori dei prodotti molto interessanti e sta iniziando anche a capire che gli aggiornamenti software sono molto importanti. Perché sono importanti? Perché gli smartphone vanno supportati. Ecco, io batto tutte le volte con Motorola su questi argomenti perché sono contento, perché quando vedo i miglioramenti mi ci vedo, no? Un pochino nel miglioramento. Cioè dico, vedi, ho rotto le balle, però i risultati si vedono. Io sono molto contento perché quando consiglio un telefono è perché veramente ci credo in quel prodotto. Sono passati qua in ufficio due telefoni, escludendo i pieghevoli, in questa top mese, che sia a me che a Flavio sono molto piaciuti. Stiamo parlando di Edge 50 Fusion, che è un medio gamma molto interessante, che è in offerta Amazon a 368 euro. Poi ragazzi, mi raccomando, i prezzi variano in base a quando vedrete questo video. È chiaro che se me lo vedete a fine settembre potrebbe essere che il prezzo non sia più quello. Edge 50 Fusion consigliato perché? Perché è un medio gamma, per chi non vuole spendere tanto, per chi non vuole arrivare all'altro smartphone che andiamo a consigliare, ovvero l'Edge 50 Ultra, che ho amato tanto per il retro in vero legno, c'è cioè una roba fighissima, e sono due smartphone complementari. Perché dico questo? Perché si assomigliano molto in estetica e design, ma non si assomigliano in performance e in caratteristiche. Anche qua, per un pubblico generale che vuole uno smartphone tranquillo, andrei sul 50 Fusion, che comunque, come vedete, ha ottime caratteristiche. Poi sul sito trovate tutte le recensioni complete, anche sul canale YouTube. Mentre l'Ultra, beh, è lo Snapdragon 8 Gen 3 per chi non vuole spendere tanti soldi, ma per chi vuole rimanere sotto gli 800 euro. Infatti oggi è uno smartphone che si trova a 780 euro. Quindi ragazzi, secondo me un ottimo ottimo prezzo. Voglio consigliarvi anche uno smartphone e voglio consigliarvelo di Realme.
Noi abbiamo recensito il Realme GT 6, il top di gamma, però Claudio, che è una persona che lavora con noi e scrive recensioni di computer e tante altre cose fighe che trovate sempre sul sito, ha provato anche la versione T. Versione T che ha uno Snap 7 Plus Gen 3, 5500 mAh di batteria, ricarica rapida a 120 W, costa, ragazzi, 363€ oggi in promo Amazon nella versione 8256. Quindi è un telefono che anche qua si scende sotto i 400€, ma si hanno caratteristiche veramente molto importanti ed interessanti. E quindi abbiamo voluto inserirlo in questa top mese. Anche qua vale il solito discorso: se siete degli utenti con esigenze superiori di performance, di foto, eccetera, eccetera, c'è la versione non T, quella che abbiamo recensito all'interno del canale YouTube e che abbiamo consigliato perché è praticamente un telefono Best Buy. Per quanto riguarda Samsung, in descrizione trovate anche una promo dedicata su questo mese sul sito ufficiale, ma noi abbiamo voluto inserire un telefono che costa abbastanza poco, 230€ e una A35. Perché abbiamo consigliato una A35? Perché secondo noi, sempre per le persone che non vogliono spendere tanto, quindi io mi immagino una famiglia che deve comprare il primo telefono al figlio e non gli comprate un iPhone 15 Pro Max, per favore, passate da una A35, fateli fare un pochino la sua strada. Una A35 è un telefono che va bene, ha una buona batteria, un buon display, per un giovane va benissimo, e ragazzi lo pagate 230€. Sono anch'io genitore e quindi col cavolo che mio figlio vedrà un iPhone almeno prima dei suoi, non lo so, 16-17 anni. Perché ragazzi è così che va la vita. Se già gli date un iPhone a 10 anni, poi a 20 cosa gli date? Ragionate un pochino con la testa. La 35 va benissimo secondo me. Due smartphone interessanti. Uno, ragazzi, con la Promi Bay, ve l'abbiamo detto nel video, 377€, è un Best Buy assoluto. Poco F6 Pro. Va da Dio, va veloce, fa buone foto, fa buoni video. Ragazzi, è un telefono secondo me che in pochi fanno il lavoro che fa questo Poco F6 Pro, lo fa bene e lo fa veramente con delle caratteristiche interessanti, nonché ha una batteria fotonica. Però ecco, sceso di prezzo anche su Amazon, ho qua i miei appunti, a 390€ un Redmi Note 13 Pro Plus da mezzo tera. Telefono a cui ci sono particolarmente affezionato perché abbiamo fatto un bel evento grazie a Xiaomi al Milano Certosa al Media World. Siamo stati in giro per City Life a fare delle foto con voi utenti. È stata una giornata bellissima secondo me ed è un telefono che veramente regala emozioni con la fotocamera principale. È quello smartphone che non ti aspetti, ma anche lui funziona bene perché ha una buona batteria, si lega un po' al Poco F6 Pro, però è targato Redmi. Secondo me adesso che ha l'HyperOS a bordo è un telefono che, ragazzi, vola perché appunto è un'interfaccia che ha messo una marcia in più sotto il cofano in casa Xiaomi, ma anche in casa Redmi, in casa Poco, perché tutti si basano su questa interfaccia. Beh, l'ultimo smartphone di quest'oggi è un Pixel 8. Perché un Pixel 8? Perché a mio avviso, ancora ad oggi, è un telefono che va preso in considerazione, non va dimenticato. È un telefono compatto che fa della sua compattezza e del suo software uno dei fiori all'occhiello in casa Google. È uscito Pixel 9, sta arrivando, sto aspettando il corriere DHL, ragazzi. Quindi è uscito Pixel 9, lui sta scendendo di prezzo, 500€ è un buon prezzo, considerate che è nuovo lo smartphone, usato si trova anche meno, quindi non dimenticate assolutamente Pixel 9 perché potrebbe essere il vostro compatto top di gamma di casa Google. Qua sotto, i box dei commenti aperto, consigliatemi voi gli smartphone, consigliate voi gli smartphone ai nostri utenti, e anche per questo oggi dal Guerzone raga è tutto, e niente, ragazzi, ci vediamo prossimamente per un nuovo video, ciao a tutti!